Un impegno confermato di Regione Lombardia che vale più di 6 milioni di euro, che ha come obiettivo quello di garantire ulteriormente ai nostri cittadini che viaggiano con i mezzi pubblici appunto maggiore sicurezza. L'obiettivo dichiarato è quello di facilitare l'utilizzo dei mezzi pubblici da parte delle forze dell'ordine e delle forze armate, assicurando loro la gratuità del trasporto e chiedendo loro semplicemente di qualificarsi e di mettersi a disposizione nel momento in cui ci possono essere degli episodi di criticità oppure di violenza. Ha funzionato in questi anni ed è sicuramente qualcosa che andava ripetuto, perché è un mezzo attraverso il quale con una piccola collaborazione si può dare un ottimo risultato. Avere più uomini delle forze dell'ordine, delle forze armate sui nostri treni è una garanzia di maggiore presenza, anche perché c'è un problema che dovremo anche qui affrontare, che riguarda le stazioni ferroviarie, dove di giorno e di sera sono presidiate dalle forze dell'ordine. Rimane il tema delle stazioni aperte negli orari in cui i treni non viaggiano.